Ma quella di appunto chiedere il ripristino di queste risorse, sia nei confronti del governo e sia nei confronti anche della deputazione parlamentare pugliese. E qualora questo non dovesse accadere, noi faremo ogni sforzo nell'ambito delle nostre disponibilità per garantire comunque la continuità di questa esperienza straordinaria e delicatissima. Che una piccola goccia nell'oceano di una violenza umana davvero insopportabile, una piccolissima goccia, perché si tratta di ragazzi che su strada provano ad allungare la mano, ad offrire alle donne che vogliono uscire da queste condizioni di violenza insopportabile una sponda, un'opportunità. E in tanti casi magari questa sponda viene raccolta. E ci sembra che questo gesto di civiltà non possa essere traumaticamente interrotto. Sarebbe una violenza che si aggiunge, si somma ad una violenza in una misura davvero insopportabile.